Buonasera, bentornati a PCS, lo show del calcio dilettantistico. Preparatevi perché questa sera sarà una delle puntate più spettacolari, più intense di PCS. Perché? Perché c'è stato il derby, il super derby in promozione fra Unipomezia e team Nova Florida, ma non solo, parleremo tanto di eccellenza con i due gironi ed anche di calcio giovanile con dei campioni in erba che sono ospiti e fra poco li presenteremo. Andiamo con ordine, buonasera intanto a Daniele Silvestri. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera. E ben ritrovato, puntatona questa sera. È la settimana proprio dei derby perché il nostro Matteo Lupini non si è lasciato scappare quello di Roma. Matteo, buonasera, buonasera, dove sei? Gabriele, un saluto cordiale a tutti voi cari amici telespettatori. Come potete vedere siamo in collegamento nella meravigliosa cornice dello Stadio Olimpico di Roma, dove da ieri pomeriggio sono rimasto chiuso per i motivi ovviamente li diremo strada facendo, ma vorrei dire che ho visto un derby straordinario, come altrettanti derby del calcio dilettantistico sono stati straordinari. La casa del calcio dilettantistico è ovviamente PCS, per entrarci basta andare su pontinacalcioshow.com dove potete trovare articoli, video e news sulla vostra squadra del cuore. Grazie Matteo, allora andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera. Ovviamente tanto spazio sarà dato al derby fra Unipomezia Virtus e team Nuova Florida. Allora diamo il benvenuto al presidente, nuovo presidente dell'Unipomezia Virtus, Walter Valle. Buonasera, benvenuto. Buonasera. A PCS. Buonasera. Un altro grande amico di PCS, il presidente del CEDI al Lido dei Pini, Diego Montioni. Buonasera presidente. Buonasera. Poi avversario domenica dell'Unipomezia Virtus, ma da anni avversario perché è il direttore sportivo del team Nuova Florida, Paolo Capanna. Buonasera direttore. Buonasera. Ben ritrovato. Buonasera a tutti. In tribuna, spazio al calcio giovanile con gli esordienti 2003 del CEDI al Lido dei Pini. Buonasera ragazzi, accompagnati dai dirigenti Giuseppe De Mino e Pietro Tomei. Buonasera a tutti voi. Allora, è una super puntata, iniziamo subito con l'eccellenza, lo facciamo con la giornata, quindi risultati e classifica. Matteo. Del girone B ovviamente, CEDI al Lido dei Pini, Audace San Vito Empolitana 3-3, Città di Minturno Marina, Itri 2-1, Città di Monte San Giovanni Campano, Città di Ciampino 0-2, Colleferro Anzio 1-2, Gaeta Morolo 2-2, Lariano Arce 0-1, Nettuno Visartena 0-3, Palestrina Cassino 3-0, Roccasecca Terra di San Tommaso, Pomezia Selva dei Pini 2-2. Passiamo alla classifica che vede al comando il Città di Ciampino con 25 punti, seguito dalla Visartena 23, dall'Audace San Vito Empolitana 18. Il Cedrito dei Pini al sesto posto a 16 punti assieme all'Itri. Chiude la classifica Pomezia Selva dei Pini, Cassino e Lariano con 7 punti. Grazie Matteo. Daniele, allora il tuo commento su questa giornata. Innanzitutto il Ciampino che non si ferma più, ha vinto ancora un'altra volta all'inglese, seguito però dall'Artena che con Monaco di Monaco, nome bis, ma tripletta, quindi una vittoria importantissima che ha messo un po' nei guai il Nettuno. Nel frattempo il gruppetto insegue lì da vicino, ma questo duopolio sembra essere abbastanza delineato. In merito a questi risultati io mi rivolgo proprio ai nostri ospiti, partendo dal presidente Montioni del Lido dei Pini, che appunto questo giorno lo vive in prima persona. Adesso parleremo della sua partita, ma nel dettaglio una curiosità più che altro riferita ai suoi vicini di casa del Nettuno. Che idea ha lei del momento che sta attraversando il Nettuno? Chiaramente affrontava un avversario molto tosto, molto difficile. Noi il Nettuno non l'abbiamo incontrato alla prima partita di campionato, se non vado errato. L'abbiamo battuto a casa loro. Poi secondo me il Nettuno quest'anno sta vivendo un qualche cosa di strano, perché c'è stato il passaggio di proprietà da un presidente a un altro presidente, che si è portato via quello che stava prima Nettuno, è andata Anzio, si è portato via alcuni giocatori, alcuni dirigenti, sono subentrata gente nuova che magari ancora non si sono calati nella categoria, chiamiamo. No. Però io penso che Nettuno riesca a venirne fuori. Ne verrà fuori. Un'altra delle squadre che sta vivendo un momento difficile è il Pomezia, un 2-2 in trasferta, una situazione di classifica abbastanza delicata. In questo caso io mi rivolgo al presidente Valle dell'Unipomezia,
che diciamo, vive la stessa realtà cittadina. Voi state portando avanti un grande, grandissimo progetto, mi verrebbe da dire, orientato verso la professionalità e verso un'ascesa che negli anni vi dovrebbe portare, secondo quelle che sono le previsioni, poi ne parleremo abbondantemente, verso un triplo salto mortale, diciamo così, di categoria. Nel frattempo i vostri vicini di casa del Pomezia stanno vivendo questo momento di difficoltà. Non so se lei si è fatto un'opinione al riguardo, ma più che altro sta già pensando a un derby d'eccellenza verso appunto l'ascesa di cui parlavamo poc'anzi. No, vabbè, ma noi il derby ci abbiamo no, Florida, basta quello. Non è poco. Quindi, no, ma io credo che pure il Pomezia si ritirerà su. Pure loro hanno avuto, credo di aver sentito che abbiano pure loro avuto dei cambi societari. Quindi c'è l'amico Alessandro Spina che si occupa del settore giovanile e sta facendo bene. Quindi credo pure che nell'eccellenza stiano salendo pian piano. Certamente loro sicuramente faranno di tutto e hanno la rosa per poter mantenere la categoria, indubbiamente. Quindi questo significa, vedendo la vostra posizione, quella del Nova Florida, che ci potrebbe essere un triplo, anzi quadruplo, con il Lido dei Pini, derby nella prossima stagione, non so. Ma guardi, fino a quando i derby sono come quelli di ieri va bene, perché c'è amicizia e rispetto, quindi per carità. Direttore Capanna, anche lei si sta organizzando. Sì, assolutamente sì, no, condivido in pieno quello del Presidente Valle, cioè ci rispettiamo e cerchiamo in campo di dare tutto, anche se ieri, parliamo adesso del derby, no? Ci sarà parleremo dopo. Nel frattempo date un occhio a questa eccellenza. Volevo solamente sottolineare una cosa, non per il derby, per il Pomezia, perché non riesco proprio a spiegarmi come mai tutte queste difficoltà, perché hanno una bella rosa, hanno un allenatore capace che io conosco abbastanza. Non riesco veramente, è incomprensibile come mai questa squadra ancora non... Ma sono convinto, come diceva pure il Presidente Valle, che alla fine poi i valori usciranno fuori. Un momento di difficoltà, gli auguro un grosso in bocca al lupo. E sarà senz'altro così. Lo vedremo nel frattempo. Il Cede di Lodipini invece i suoi valori li sta mettendo ampiamente in mostra, no Presidente? Andiamo proprio a vederne un assaggio, perché c'è stata una partita, forse una tra le più belle in eccellenza quest'anno, uno spettacolare 3-3 contro l'Audace San Vito Empolitana. Vediamo allora il servizio a cura di Daniele Silvestri. Podio, ambizione e qualità si intersecano in due soli punti nel supermatch d'eccellenza Alchimenti. Cedi al Lido dei Pini, Audace San Vito Empolitana ed è subito show al sesto. Demofonti sciabola e Cirilli spazza debole. Si intromette l'Urso, punta Bressan, numero poi tocco elegantissimo all'angolino ed è gol! Sblocca d'Urso in avvio ed è un gran gol, ma immediata reazione Cedial. Cristofari sempre al centro della scena, punizione perfetta tagliata, smanaccia Fortunati e al volo Franco e palla in rete. Pareggio d'autore Lido dei Pini. Stessa trama, sempre 10 dipinge da fermo, miracolo di Fortunati, la palla ancora in gioco va a rimorchio Drago di prima. Poi sbuca Bernardi, ma è sopra lo specchio. E il momento clou, schema da laterale dello stesso Bernardi profondissimo, prolunga Franco e poi vince il rimpallo, inventa un assist magico per Drago, mancino letale ed è gol. 2-1, sorpasso Cedial con Drago. L'Audace però non demorde, Regis chiama l'1-2 e arriva sul fondo, palla splendida per D'Urso che non ci arriva. Regis è un carro armato anche dall'altra parte, penetra in aria, si libera di Trippa e Bressan, assist d'oro a porta sguarnita per Demofonti che tergiversa, supera un uomo e poi super Bernardi in chiusura. E poco dopo alto brivido sul piazzato velenoso e in estirada Bressan spazza. E calcio champagne. Cristofari lancia in campo aperto Drago e l'11 vola tu per tu col portiere, è indisturbato, entra in aria e calcia. Fortunati salva tutto ed è decisivo, perché al 40esimo va Tassoni da fermo, parabola fatata sul primo palo ed è rete. 2-2, gol geniale di Tassoni. Il secondo tempo non sarà da meno, grande Audace. Demofonti vola a sinistra, salta secco, ben ci venga, palla chic per Greco che calcia ma è sbilenco. E poi azione fotocopia, Greco destro secco, respinge giudice e poi un po' a fatica la fa sua. Al 12esimo però Regis entra in aria, la difende con una doppia piroetta e poi sul body check tra i marcatori viene messo giù da Bressan. L'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore.
sul dischetto va Greco che spiazza giudice e non fallisce. Ed è 3-2 contro sorpasso audace, ma da un capitano importante si passa all'altro. Scucchiaiata Cedial al centro area, si libera Cristofari che calcia al volo e palla in rete. Gol da Cineteca di Cristofari e esplode la tribuna. È 3-3, è sempre lui a guidare il gruppo, sgruppata sul fondo, poi la mette da campione, Tabascio spazza e anticipa Cirilli sul tapin. Nel finale spazio per l'espulsione di Pesce, doppio cartellino e audace in 10 e poi anche in 9 perché Marco Demofonti va ruvido in tackle su Bressan, rosso per lui e finisce qui. È 3-3, due grandi squadre si dividono la posta sulla scia di un vero show. Talenti e grandi coach, e Bressan che si fa espellere per proteste uscendo dal campo. Si arrabbia Panicci, ma vince lo spettacolo. Grande, grande spettacolo al Chimenti per questa sfida. Nel frattempo ci ha raggiunti anche l'allenatore dei 2003, degli esordienti del Cedial Lido di Pinio, Ettore Ciancarelli. Buonasera, mister. Benvenuto al PCS. Allora Daniele, la partita. Allora, una partita pirotecnica bellissima, uno spot per gli appassionati di calcio, quelli che vogliono divertirsi. Davvero una partita giocata molto bene a viso aperto da entrambe le squadre. Giocate chic, giocatori di alta levatura, allenatori che hanno dimostrato davvero di avere il piglio giusto. Io però le chiedo subito, lei ama queste partite oppure, visto che eravamo fianco a fianco in tribuna e magari in certe parti della partita un po' sofferto, un po' di pathos, preferirebbe vincere anche qualche volta 1-0, un po' più di tranquillità? Beh, io ormai, quell'allenatore che noi abbiamo, qui c'è il settimo anno se non vado errato che sta con noi, lui ama fare la partita sempre, sia in casa che fuori. Non è che sta lì, specula con l'avversario a secondo la disposizione, no, lui deve fare la sua partita in base ai ragazzi che c'ha, fa la sua partita, perciò lui attacca pure quando stavamo in vantaggio, se poteva, no, quello è il Lido di Pinio, è quello, fino a che c'è lui è così. Attaccare sempre fino all'ultimo con una grande qualità di gioco, ma senza perdere compattezza, molto simile a voi appunto l'audace. È molto simile a voi anche per quanto riguarda il dato anagrafico, siete due squadre con una rosa molto, molto giovane. Abbiamo anche isolato delle immagini sia della partita attraverso PCS Review, la nostra tecnologia dedicata all'approfondimento, di queste due squadre, queste due realtà molto speculari. Allora io le chiedo, è la squadra che le ha fatto la migliore impressione fino adesso del girone? Perché appunto come voi è lassù proprio grazie al bel gioco. Diciamo che questa di ieri più o meno io la reputo come noi, c'è lo stesso modo di giocare. Una squadra che mi ha fatto impressione è stato il Gaeta. Sì, anche. Gaeta è una bella squadra, giocatori importanti, al contrario nostro che siamo ragazzi molto giovani. Tra l'altro uno degli aspetti abbastanza paradossali, un po' anche facendo un paragone con l'Unione Pomezia e con il Nuova Florida, spesso si parla di favole, spesso si parla di rivelazioni, secondo me è limitante per questo tipo di realtà, perché ormai quando si vincono campionati su campionati anno dopo anno e si danno queste dimostrazioni, bisognerebbe comunque parlare di realtà, non di favole, non di rivelazioni, non so se è d'accordo. Ma diciamo che noi viviamo con i piedi per terra, no? Ogni anno facciamo la squadra, sappiamo quali sono i nostri mezzi a disposizione, non facciamo che partiamo come fanno tanti, facciamo qua, facciamo là e poi dopo finisce lì. Noi no, noi sappiamo che possiamo fare questo e questo facciamo fino alla fine. Non è che dobbiamo vincere perché partecipiamo, no. Noi sappiamo che sono 18 squadre, alla fine una vince, no? Certo, vincere è più bello che perdere, in carità, però non è che insomma sia che dobbiamo vincere per forza, nel modo più assoluto. Noi basta quando usciamo dal campo, usciamo a testa alta, quando incontro Capanna o chiunque altro, perché lo conosco da tanto tempo, ci possiamo salutare con tranquillità, andare a prendere il caffè, finita la storia. C'è chi è abituato a vincere la sua partita indipendentemente dal risultato ed è Cristofari, che è uno dei suoi pupilli. 7 partite, 7 gol, se non erro,
anche ieri una gran giocata. Lei spesso fa dei paragoni, io ultimamente ho detto somiglia molto ad Higuain per quanto riguarda alcune giocate. Che cosa possiamo dire di questo ragazzo di rispetto a quello che abbiamo già detto tante volte? Su Cristofori c'è poco da dire. Cristofori è Cristofori. Cristofori è Cristofori. Io questo Salvaterrato che è il terzo o quarto anno che sta con noi, dico grazie che sta con noi perché ci ha risolto tantissime partite, ma più che altro perché è un bravo ragazzo. Penso che la forza del Lido dei Pini è una sola, che sono tutti compatti, sono tutti quanti amici, ma amici veri. La sera, una volta ogni tanto si vanno a mangiare la pizza insieme, oppure la offre la società, quella è la più bella cosa. Non è che Cristofori sappiamo tutti quanti quello chi è e chi non è, insomma, da dove il passato, quello che è, però sappiamo che lo dobbiamo centellinare quando che piove, magari i terreni pesanti, andarci un pochetto calmi. Questo qui, cioè, l'allenatore ormai l'ha capito, è stato adesso un mese fuori, sia lui che il capitano, cioè che Flamini, che ha rifatto un altro quarto d'ora finale dopo un mese che non c'era. Alto suo pupillo. Ieri, Gabriele, da un capitano all'altro ha segnato anche Greco su calcio di rigore, in uno dei momenti chiave della partita. Possiamo rivederlo allora? Sì, possiamo vedere, sì, sempre attraverso PCS Review, il momento del calcio di rigore. C'è questo body check abbastanza, diciamo, netto, almeno il body check, poi il tocco dovrebbe essere di Bressan. Non so, i nostri ospiti come lo valutano. È rigore, Montioni? Sinceramente io ieri ho vedere la partita, non ho visto niente perché lì si era creato un gruppetto. No. Eppure adesso non è che... Il direttore di gara, tra l'altro, ci è proprio davanti. Quindi... Però lui, diciamo... l'importante è che sia lui davanti, non so, certo. Presidente Valle o Paolo Capanna. No, secondo me non è rigore. Non è rigore? Secondo me no. Capanna. Ah, non è facile decidere. Il difensore è quello che sta sulla parte bassa del teleschermo, vedo che col destro va verso il giocatore, ecco, vedi, in questo momento va sul giocatore, probabilmente l'abbiamo visto quell'intervento, però non è facile non la più giudicare delle situazioni. Sì, diciamo, poi non so la ripresa migliore per poter giudicare. Tra l'altro, almeno in questo caso, era dentro l'aria, a differenza del derby. Non facciamo paralleli con il lasciamo perdere questo discorso. No. Restiamo sulle decisioni arbitrali, perché vorrei provare a strappare un sorriso al presidente. Non so se ha visto nel finale del servizio espulsione di Bressan. Vorrei che mi commentasse Panicci, che insomma gli lancia quello che gli capita addosso, perché è veramente una sciocchezza. Veramente una sciocchezza di Bressan. Come l'ha presa Panicci? È come l'ha presa male. Ci siamo fatti un'idea. Sì, l'ha presa male perché è finita la partita. Quando è finita la partita e lui ancora bofonchiava, parlava, diceva, c'era l'arbitro alle spalle e l'allenatore gli diceva sta zitto che sta qua, ti sente, sta zitto. E lui continuava di più. Alla fine l'arbitro l'ha buttato fuori. Dopo finita la partita, fa e butta fuori, non è da persona intelligente. Io dico questo. Insomma, è stata una piccola, tra virgolette, follia di Bressan in questo caso. Volevi aggiungere, Daniele? Sì, volevo aggiungere che ieri, durante la partita, accanto a me non c'era soltanto il presidente Montioni, ma c'era anche il presidente Chimenti. Noi molto spesso abbiamo parlato seguendovi e anche ricollegandomi a uno dei temi di questa puntata, che è appunto il derby tra Unipomezia e Nuova Florida, la progettualità, l'importanza della progettualità di un percorso proiettato avanti nel tempo, ed è quello che avete fatto anche voi. L'anno scorso, a un certo punto, diciamo durante l'estate, quando è diventato ufficiale il vostro passaggio in eccellenza, qualche perplessità, qualche preoccupazione lei ce l'aveva. Adesso ha cambiato idea, è soddisfatto, al di là di quelle che possono essere le problematiche quotidiane, ma vedendo anche i risultati, la bellezza del gioco offerto. Beh, diciamo una cosa, che noi siamo passati in eccellenza, che era il mese di giugno, perché abbiamo fatto tutti quanti i play-off, no? Abbiamo cominciato il 17 maggio i play-off e alla fine era giugno quando che... E la nostra società, come ho detto prima,
noi facciamo il passo a seconda gamba, no. E fare in eccellenza sicuramente le spese sono maggiori. Ci siamo guardati un po' intorno, siamo riuniti, abbiamo fatto, fino a che andare alla fine abbiamo dovuto far quadrare i conti per forza. Abbiamo dovuto far quadrare per forza. Tanto le persone che stanno vicino, noi ringraziamo Cedial finché campa, pure dopo lo ringrazieremo perché ci permette di vivere degnamente, diciamo. Poi un gruppo di persone che stanno all'interno del Lido dei Pini, che fanno parte del consiglio della società, fanno il resto. E nel frattempo il progetto va avanti, mercoledì c'è la Coppa con il Ciampino, bellissime avventure che ancora proseguiranno, noi ovviamente seguiremo ancora le vostre vicissitudini. Prima però adesso dobbiamo prenderci una piccola pausa, torniamo però fra brevissimo con altre immagini e tanto da raccontare, fra poco. A PCS, lo show del calcio dilettantistico, sempre qui su Gari TV al canale 113 del Digitale Terrestre. Ne approfitto per ricordarvi che per richiedere le nostre truppe alle vostre partite basta semplicemente scriverci a info@pontinacalcioshow.com. Vorrei approfittarne per parlare con gli esordienti del Cedial Lido dei Pini e vorrei partire da uno dei due dirigenti, ovvero Giuseppe De Mino. Giuseppe, che tipo di stagione è iniziata? Che gruppo è quest'anno? Buonasera a tutti. Guarda, quest'anno abbiamo un gruppo di 20 ragazzini fra 2003 e 2004 e stiamo cercando di portare avanti un progetto iniziato qualche anno fa e ho ottime prospettive, secondo me. Secondo me faranno un buon campionato. Poi, come voi sapete, a noi diciamo il discorso è sempre il divertimento. Io sono sempre più contento quando loro, cioè, perdono, vincono, che cioè, escono dal campo che si sono divertiti, al di là del risultato. Per me, voi lo sapete, cioè, sempre quella la motivazione. Si devono divertire e piano piano crescere. Crescere con il divertimento. Siamo sicuramente d'accordo. Vai Matteo. Vorrei chiedere al suo collega Tomè se è d'accordo. Buonasera, sì, sono d'accordo con Giuseppe. Lui è più esperto di me, ma perché ha un'anzianità da dirigente. Io ho iniziato quest'anno, però posso dire che partecipando dal di fuori e vedendo i ragazzi anche l'anno scorso, devo dire che hanno lo spirito giusto, si divertono e abbiamo cambiato il mister quest'anno, sta dando il suo contributo per quello che vedo e penso che ci sarà da divertirsi anche quest'anno. Ecco, a proposito del mister, vorrei proprio interpellarlo, mister Ciancarelli, in questo gruppo c'è una perla di diamante o lei si focalizza principalmente sul gruppo? No, lavoro sul gruppo, nel senso che sono ragazzi, si devono sentire tutti quanti attori di un progetto formativo, un progetto ludico che li possa portare insieme a poter avvertire quelle sensazioni sono legate o alle vittorie o alle sconfitte, perché comunque sia in tutti e due i modi bisogna trovare spunti per poter crescere e migliorarsi. Vorrei sentire a questo punto qualche ragazzo proprio del Lido dei Pini, ecco, proprio a te che in questo momento hai il microfono, come ti stai trovando al Lido dei Pini? Allora, io mi trovo molto bene da molti anni e il mister di quest'anno è molto bravo e niente. Non lo dici perché è qui? No. Ah, ok, perfetto. No, sicuramente. Beh, a questo punto, per chiudere il cerchio, vorrei fare la domanda al papà di tutti questi ragazzi, ovvero il presidente Montioni. Ora, presidente, com'è questo gruppo di ragazzi? E soprattutto, gli allenatori si comportano bene? Li trattano a dovere? Gli allenatori penso che sia la base di tutto, no? Quest'anno con Ettore io lo conosco da tanti anni, penso che abbiamo fatto la scelta migliore che potevamo fare per far crescere i ragazzi, e questo qui Ettore penso che ci sta riuscendo alla grande. Io vedo che quando fanno gli allenamenti,
quando fanno le partite, sia i ragazzi che chi sta vicino, no? Si divertono come non si divertivano prima, perché c'era inculcato il fatto di vincere la partita. Anch'io vorrei vincere sempre, no? Però ai ragazzi di questa età non puoi già mettergli devi vincere, devi vincere, devi vincere. No, prima giochiamo, poi se vinciamo tanto meglio. Ecco, specialmente ancora quelli più piccoli di questi, che sanno alcune società che vogliono sempre vincere quando fanno i cugini, i piccoli amici, no? Vogliono vincere dovunque vanno, perché così siamo una società forte. No, io la società forte non la vedo così. La società forte è quando c'hai i ragazzi e li fai divertire. Poi dopo se c'hai i buoni istruttori, vedrai che crescono da soli. Basta non invitare Matteo Lupini al campo. Sì, quello è vero. Ma si rovinano subito questi ragazzi. Per me quest'anno la soddisfazione più grande è stata che un ragazzo che giocava insieme a loro è andato a Perugia. Sì. No? E questo ragazzo che è andato a Perugia per me è una soddisfazione enorme. È uscito da in mezzo a loro. Esatto, e questo è l'obiettivo più grande. Sì, infatti questo, se ce ne sta uno che emerge, che va da qualche cosa di positivo, sì, Perugia fa la Serie B, non è la nazionale, però da lì si comincia. La Serie B è da lì si comincia. E poi si ricorderà sempre dei tempi del Lido dei Pini. Matteo, andiamo avanti. Beh, sicuramente chi tratterà molto bene il suo settore giovanile è il presidente Valle dell'Uni Pomezia Virtus, tanto che scommetto e sarà soddisfatto dei suoi allievi regionali che ieri al Maniscalco hanno battuto per 3-0 la Nuova Itri. Cosa possiamo dire di questi allievi, presidente? Li state allevando bene? Ma battutona. Sì, benissimo. 99 è una squadra che ha fatto bei risultati fino adesso. Ieri hanno raggiunto questo risultato di 3-0 e credo pure che siano primi in classifica insieme a parità con altra squadra, no? Credo. Sì, in questo momento non mi sovviene quale, comunque posso confermare. Sì, sì. Comunque devo dire che il Maniscalco, cioè dove si è giocata questa gara, si presta a queste gare di giovanili con un buon livello tecnico. Le piace quella struttura? Sì, noi siamo sempre in attesa che il Comune ce l'assegni la struttura, perché non si sa, con lo scioglimento del consorzio non sappiamo se ci riassegnano il Maniscalco o quale altro comunale. Abbiamo partecipato al bando che è stato il 30 settembre e ad oggi però ancora il Comune non ha deciso l'assegnazione dei campi in base al risultato appunto delle varie associazioni sportive che hanno partecipato a questo bando. Mm-hmm. Adesso stiamo aspettando per dare una sistemata, perché lì c'è da sistemare qualcosa a livello elettrico e anche a livello di infrastrutture. Chi ha finalmente una struttura è il team Nuova Florida con il DS Paolo Capanna. Devo dire che il Mazzucchi si sta dimostrando un vero e proprio fortino per il team biancorosso. Da 1 a 10, quant'è la percentuale del fattore campo in questo inizio di stagione? Da 1 a 10? Ma da 1 a 10, 7, va bene? Non male. Uno dei numeri divini, visto l'1 tra il 7, ma lasciamo perdere, passiamo invece al girone A di eccellenza. Questi i risultati: Almassa Roma, Pro Calcio d'Or Sapienza 1-1, Boreale La Dispoli 2-0, Civitavecchia Vigor Acqua Pendente 1-4, Crecas Città di Palombara, Sporting Città di Fiumicino 1-0, Fregene Montenuova 2-0, Grifoli Monteverde La Sabina 0-2, Montecelio Atletico Vescovio 1-1, Montefiascone Tolfa 1-3, Nuova Monterosi Monterotondo 1-2. Passiamo alla classifica che vede in testa la Dispoli a 20 punti, inseguito dalla coppia Vigor Acqua Pendente Tolfa a 20. Chiude la classifica Grifone Monteverde con un punto. Grazie Matteo. Allora, spazio alle immagini. Adesso andiamo a vedere il servizio su Almas Roma Tor Sapienza 1-1 a cura di Alessandro Scoppetti. Tempo di risposte concrete. Almas Roma e Pro Calcio Tor Sapienza si affrontano al Fuso di Ciampino per dare una sterzata a una stagione che finora è stata senza infamia e senza lode.
9 di gioco ed arriva il primo squillo per i padroni di casa. Iozzi calcia la punizione, la palla è deviata probabilmente da Meloni, che rischia di mettere in difficoltà il proprio portiere, ma la palla finisce sul fondo. Poco dopo è lo stesso Iozzi a rendersi pericoloso, destreggiandosi bene in aria e calciando con il destro, ma il tentativo da buona posizione termina a lato. Alla prima vera occasione è il Tor Sapienza a sbloccare, con la rete di Capitan Meloni al 13esimo, abile a superare il portiere con un tiro dall'interno dell'area di rigore, 1-0 per i ragazzi di Di Loreto. Galvanizzati dal vantaggio, gli ospiti potrebbero addirittura raddoppiare. Sponda di Meloni su corner e Di Mambro manca di un soffio la deviazione sotto porta. Al 38esimo lo specialista Iozzi calcia una pericolosa punizione che però termina alta sopra la traversa. Ma chi insiste e persiste raggiunge e conquista. In chiusura di frazione il numero 8 locale calcia un'altra punizione che stavolta non lascia scampo a Trinchera. Le due squadre vanno a riposo sull'1-1. 4 minuti nella ripresa e l'Almas cerca immediatamente il vantaggio. Corner dalla destra, Leccese stacca ma non impatta adeguatamente il pallone e permette alla difesa di liberare. Al 20esimo Iozzi serve Federici al centro dell'area, ma il numero 9 spara alto nonostante abbia tutto il tempo di prendere la mira. Iozzi ci ha preso gusto e 3 minuti dopo calcia nuovamente una punizione, ma stavolta la palla termina ben lontana dalla porta avversaria. Al 35esimo ospiti in 10, fallo di Meloni e il direttore di gara è costretto ad allontanare il capitano romano che termina anzitempo il suo match. L'Almas non approfitta della superiorità numerica e in chiusura di match rischia addirittura di capitolare. Corner dalla sinistra, Santori stacca imperiosamente e schiaccia, ma il pallone finisce a lato. Non succederà altro, Almas Roma e Procalcio Tor Sapienza si spartiscono la posta in palio, compiendo quantomeno un piccolo passo avanti rispetto alle precedenti uscite sfortunate per entrambe. Un punto a testa per Almas e Tor Sapienza. Buonasera ad Alessandro Scoppetti che ci ha raggiunto e ha seguito il match. E ne parliamo al telefono con il presidente dell'Almas Roma, che ci ha raggiunto appunto in collegamento telefonico, Massimiliano Di Litta. Pronto? Buonasera, buonasera a voi. Buonasera presidente, benvenuto a PCS. Ciao, Alessandro. Ciao. Presidente, buonasera. Buonasera. Una partita attesa ed equilibrata con buone occasioni da una parte e dall'altra. Secondo lei il pareggio è un risultato giusto? Sì, penso che sì, il risultato è giusto, perché poi le squadre si sono... diciamo, hanno combattuto per lo stesso risultato poi alla fine. Ecco, mister Durante utilizza molto il gioco sulle fasce. Visti gli interpreti in campo, secondo lei è una scelta tattica adeguata? Ma noi sinceramente facciamo un 4-3-1-2, perciò le fasce le utilizziamo su inserimento sicuramente. Ma poi il mister è... io lavoro con il mister da 12 anni, perciò la scelta che fa è sicuramente frutto del lavoro della settimana. Perciò questa settimana abbiamo giocato, se avete visto, con molti ragazzi, nel senso che stiamo privilegiando il fatto di far giocare i giovani, e mi sembra che avevamo un giovane in più, no? Sì, sì. Come migliore in campo, Alessandro... Sì, migliore in campo, certamente Iozzi, al di là del gol, una prestazione sontuosa, sempre nel vivo dell'azione. Che voto dà al suo giocatore? Ma Iozzi, non stiamo qui a dargli voti, perché è un giocatore importantissimo, un giocatore diciamo che può fare ben altre categorie. Per me Giacomo Iozzi, quando prima di entrare in campo già c'ha un 8, perché intanto lui la prestazione la fa sempre, ma lui e soprattutto la squadra che è aiutata da questi ragazzi un po' più grandi, Leccese, Frioni, Iozzi, che mettono a disposizione la loro esperienza per i ragazzi. La Procalcio Tor Sapienza, nonostante giocasse fuori casa, ha avuto un gran seguito di tifosi che l'hanno sostenuta per tutti i 90 minuti. È rimasto sorpreso da questo attaccamento viscerale verso i colori avversari? Ma sai, loro si sono trasferiti da Villanova e noi, come tra le due società, tra le due proprietà c'è stima reciproca, perciò con la famiglia Armeni so che loro hanno un progetto importante di Tor Sapienza. Entrando in una borgata di Roma, sicuramente loro sono seguiti perché stanno facendo le cose per bene, se lo meritano, perché è una famiglia che sta investendo tanto nel calcio romano, perciò non avevo dubbi, perché il calcio a Tor Sapienza c'è sempre stato, perciò è un merito che va alla famiglia Armeni. Bene, grazie presidente, complimenti anche per i toni, la sportività verso i suoi avversari, un grosso in bocca al lupo per la stagione. Crepi il lupo e buonasera a tutti, e in qualsiasi momento vi potete disturbare. Perfetto, la ringraziamo presidente per la disponibilità, buonasera.
Allora, ci fermiamo per un breve istante, ma torniamo perché è arrivato il momento del derby. A fra poco. Bentornati a TCS, subito la parola al nostro Matteo Lupini. Matteo. Prima di andare avanti vorrei mostrare una brevissima carrellata che riguarda l'allenatore degli esordienti del Cedi al Lido dei Pini, Ettore Ciancarelli. Come potete vedere dal mio meraviglioso monitor, qui ad esempio stava con i ragazzi, se non mi sbaglio, del Città di Nettuno, qui invece con il Falasche, mentre in quest'altra foto lo vediamo, se non mi sbaglio ancora, con l'Airone Ardea. Quale ricorda di più con affetto? Unipomezia. Quale ricorda di più con affetto? Passiamo il microfono al mister, così. Guarda, credo che tu abbia lavorato in maniera, diciamo, ottimale, anche perché comunque mi è sembrata che la società e anche il gruppo che ho trovato fosse un gruppo omogeneo all'Unipomezia. È stato un momento particolare perché è stata la possibilità di poter lavorare con questi ragazzi per 3-4 anni di seguito, quindi è stata una ragione in più per cercare di mettermi, come faccio sempre, ogni anno in discussione, quindi avere stimoli da chi mi viene messo a disposizione. Ritengo che l'Unipomezia sia stato un periodo particolare, poi non tralascio comunque, tenendo presente che alleno dal 1995, quindi sono scritto da circa 20 anni nei ruoli tecnici, quindi ecco, ritengo che quella sia la cosa che mi ha lasciato un sapore particolare tutto lì. Beh, possiamo dire che l'esperienza e il lavoro paga sempre, ma vorrei chiedere a uno dei due dirigenti degli esordienti, lascio a voi l'onere, se questo mi sarà un difetto. Ma diciamo che difetto ancora glielo devo trovare, che io ogni anno, ogni allenatore gli trovo un difetto. Personalmente, quando mi è stato detto che veniva il mister Ettore, io personalmente non lo conoscevo, però già qualche ragazzo della prima squadra me l'ha descritto come una persona che lavora tanto, sa lavorare, fa lavorare i ragazzi, ed era quello che, come ha detto il presidente poco fa Montioni, era la persona giusta nel posto giusto per una fase di crescita di questi ragazzi. Difetti, secondo me, non che non ne ha. Potrebbe avere qualche difetto, ancora glielo devo trovare, ma sicuramente io glielo troverò. Torneremo più in là, vedremo se si troveremo questi difetti. Matteo, a cercare proprio il pelo nell'uovo ogni volta. Beh, chissà se magari dagli esordienti potrebbe passare ad esempio ad allenare una squadra di promozione, dove io invece vado a leggere per il girone C i risultati della classifica. Questi i risultati: Alberone Football Club Garbatella 1-1, Borgo Podgora Vigor per Conti 1-0, Cori Vivace Grotta Ferrata 2-1, Dilettanti Falasche Vis Velletri 3-1, Libertas Casilina Sporting Genzano 1-4, Fortitudo Academy Real Colosseum 0-1, Pro Roma sempre Visa 3-2, Racing Club Lupa Frascati 0-3, Unipomezia Virtus Team Nuova Florida 0-0. Passiamo alla classifica che vede in testa la coppia Unipomezia Virtus e Team Nuova Florida con 20 punti. Inseguono Real Colosseum e Lupa Frascati a 17. Chiude la classifica il Football Club Garbatella con 4 punti. Daniele. Allora, è un girone bellissimo, dominato da queste due grandi squadre. Un girone nel quale, prima di parlare della partitissima, hanno fatto molto bene in questa settimana le inseguitrici, appunto dal Genzano al Real Colosseum e anche la Lupa. Quindi io chiedo sia al presidente Valle che a Paolo Capanna, senza citare la diretta antagonista di questo turno, quindi Unipomezia non citerà Nuova Florida e viceversa, quale tra le realtà di questo girone vi ha impressionato di più, ovviamente in positivo? Ma io non l'ho vista giocare, però guardando la classifica credo che le tre contendenti oltre a noi, Real Colosseum, Lupa Frascati e Vigo per Conti, senza però sottovalutare quello dello Sporting Genzano. Sì, che tra l'altro è andato a vincere 4-1 in casa della Libertas. Direttore Capanna? Ma leggendo i nomi, sono le squadre che si venivano indicate già in estate, cioè Real Colosseum, l'Unipomezia. Poi ho visto anche il Pro Roma molto bene contro di noi. E
Sì, avevi Cor per Conti pure, però non li conosco bene, insomma, comunque è un campionato veramente duro. Certamente, Gabriele, anche le altre squadre dovranno guardarsi, anzi dovranno alzare la testa per guardare verso l'alto, sia Uni Pomezia che Nuova Florida, che sono lassù. Davvero è difficile, e anche ovviamente affascinante per chi fa questo lavoro, seguirne le gesta, raccontare. Dal punto di vista statistico, finisse oggi il campionato, vincerebbe il campionato l'Uni Pomezia per un gol fatto in più, perché sono appunto a punteggio pieno, la stessa differenza reti, negli scontri diretti ovviamente con questo 0-0 sono pari, avendo fatto un gol in più, l'Uni Pomezia oggi finisse il campionato proprio quest'oggi, sarebbe campione e Nuova Florida la seguirebbe. Questo va dato merito a entrambe le società, ricordiamo dalla terza alla promozione in cima, vincendo campionati su campionati, insegnando calcio, giocando bene, programmando nel tempo e rinnovandosi nel tempo, quindi direi chapeau a entrambe le realtà, stanno dando dimostrazione davvero con questa eloquente classifica, 20 punti e tutti ad inseguire. Allora, con un occhio al passato illustre, adesso ci proiettiamo nel presente, che dice il grandissimo derby al Comunale di Pomezia è finito 0-0, quindi fra Uni Pomezia Virtus e Team Nuova Florida. Vediamo il servizio e poi ne parliamo in studio. La storia di due squadre scandita dalle sfide l'una contro l'altra da sempre. Il derby dei derby, Uni Pomezia Virtus contro Team Nuova Florida. Questa è la partita. Dopo tanti anni, dopo le battaglie in categoria, le due rivali si affrontano di nuovo nei piani altissimi e lo fanno in un comunale da urlo. Classica trama da derby al vertice, gara dura e spigolosa al settimo, prima affacciata dell'Uni Pomezia con Ricci che cerca al centro Ascensi. Dopo un minuto il Nuova Florida si aggrappa subito al tank, Piccini, lanciato lungo, affonda radici nel terreno e si fa largo, occasione super, ma è grande la risposta di Santi. E poi Troccoli è murato da De Santis. L'Uni Pomezia ci prova con il gioco aereo, corner dalla destra, sale Ruffini ed è un buon tentativo. Al tredicesimo invece Temperini trova il corridoio intelligente per Troccoli, gran destro e risposta superlativa di Santi. L'Uni Pomezia replica con il suo numero 7, Andrea Ricci, abile a smarcarsi ma per due volte murato dalla difesa biancorossa. Al venticinquesimo invece Palumbo calibra un buon cross per Ascensi che ci mette la testa, deviazione insidiosa. Alla mezz'ora inizia anche la partita di Italiano che conduce palla al piede e poi scarica il destro. Goletti libera lo specchio. Bomber chiama Bomber, dall'altro lato Troccoli scodella dentro per San Marco. De Santi stampona, arriva però Piccini che grazia il numero uno Pometino. Prima dell'intervallo pericolo in aria Nuova Florida, Ascensi per Ruffini, il tiro è poco angolato. La partita è una bottiglia di quello buono, in attesa di essere stappata. E allora episodio chiave all'undicesimo. Secondo giallo a Piccini per il fallo su Giovinazzo. E Nuova Florida allora in 10, privato del suo crack. L'Uni Pomezia allora inizia a dare gas anche con nuovi ingressi. L'ottimo traversone di Busti è per Barbarisi. Applausi per il tentativo coraggioso. In Nuova Florida però si chiude a Riccio e riparte. Qui è Valiante a rubar palla ed andare in solitaria. Chance clamorosa ma Santi lo ipnotizza e salva tutto. I Crimson mostrano il massimo sforzo. Ci prova Italiano, sombrero elegante. Rientra poi sul destro per pungere sul primo palo. Fuori non di molto. E a tre dal termine ancora Uni Pomezia, ennesimo cross dentro per Ascensi, ma stavolta è Ponziani a scippargli il pallone con un prodigio. Di lì a poco il signor Funari fischia e chiude un gran derby. Manca solo il gol ad Uni Pomezia e Nuova Florida, c'è ancora invece il primato in classifica e allora applausi a scena aperta per entrambe. E allora, un grandissimo derby, è mancato solo il gol, però si è vista la caratura di due grandi squadre. Iniziamo con il presidente Valle. Se l'aspettava così questa partitissima? Sì, beh, proprio così no. Pensavamo che potesse andare meglio. Poi, logico, noi avevamo pure due assenze importanti, che è quella di Pestrin e Marco Lupi, quindi... Certo. Ci siamo un po' adattati nei due ruoli, sia del centrocampo che dell'esterno alto. Però alla fine il risultato secondo me è giusto. Ci abbiamo avuto occasioni entrambi, poi non abbiamo sicuramente finalizzate, però per me il risultato va bene. Per il presidente Valle risultato giusto. È d'accordo Capanna?
Sì, indubbiamente, indubbiamente. Il risultato è, alla fine dei 90 minuti è quello che ha rispecchiato un po' l'andamento della gara. Va bene, insomma, 0-0 va bene. Va bene per entrambi, insomma, per farle mi sa un pochino meno, però a me interessava capire. No, assolutamente, non dal punto di vista tecnico. È il rimpianto di non aver avuto in campo la rosa al completo. No? Sotto il profilo tecnico è accontentato tutti, perché le occasioni sono state entrambi. Però noi sotto il profilo tecnico, io credo che loro erano al completo. E noi, ripeto, avevamo questa mancanza importante, perché poi abbiamo giocato con due tasselli chiave, diciamo, che con ragazzini, insomma, al centrocampo, e quindi non abbiamo sfruttato Pestrin, che è stato uno degli acquisti che ho fatto io quest'anno, e Marco Lupi, vabbè, che pure che Capanna conosce benissimo. Certo. Beh, anche noi avevamo un'assenza abbastanza pesante. T6, che fino adesso ha giocato tutte le partite, è andato anche in gol, però insomma va bene così, ecco. Sì, come. Com'è stata vissuta la settimana? Abbiamo detto che dopo tanti anni si torna a vivere questo derby lassù, nei posti nobili della classifica. Beh, è stata una cosa, credo, bella anche a guardarla, no? A parte noi che siamo i protagonisti principali, a parte i calciatori, però credo che sia stata una cosa bella. Siamo riusciti a riportare gente allo stadio, c'è stata la tifoseria che è stata perfetta, a parte gli sfottò che ci stanno in tutti gli incontri di calcio, però alla fine è stato uno spettacolo vederlo, no? Vedere che non succedono incidenti, senza neanche la presenza della forza dell'ordine siamo riusciti ad andare avanti tranquillamente, quindi penso che sia stata una bella cosa. La settimana del quartiere Nuova Florida in previsione di questa partita, Capanna? No, ma prima voglio tornare un attimo sul discorso della partita di domenica, cioè, sì. Voglio fare i complimenti al presidente Valle e a tutta la società, perché non credo che in promozione ci siano squadre che possono vantare questo tipo di organizzazione che hanno messo in campo, veramente una cosa, hanno curato anche i minimi dettagli, quindi voglio fare i complimenti veramente. Poi per quanto riguarda l'aspetto tecnico, la partita a me non è che mi sia piaciuta molto, sia noi, penso anche loro, non abbiamo giocato sui nostri standard. Però chiaramente il derby è sempre il derby, ti dà e ti toglie un po' di tranquillità, per cui un po' di nervosismo, però insomma alla fine ci sta, i derby lo sappiamo tutti come sono fatti, quindi va bene così. Allora, in settimana sono arrivate le dimissioni di mister Mazza, è stato scelto Mancini. Le chiedo subito se Mancini è un uomo da Unipomezia per lei. Come no, altrimenti non avrei scelto. Mancherebbe. Come, cosa ha preparato, visto che comunque ha avuto subito un grande banco di prova con il derby in alto in classifica, ha avuto modo di sentirlo per sapere come ha preparato questa gara anche a livello caratteriale con i ragazzi? Beh, io oltre ad averlo sentito l'ho vissuta in prima persona, come ho vissuto pure con Mazza le precedenti preparazioni e ritiri che noi facciamo. Vabbè, Mancini è una persona, un ex calciatore, quindi una persona che ha molto contatto con i ragazzi. Poi, secondo me, il tecnico, oltre ad essere tecnico nel campo, deve essere anche tecnico nella testa dei calciatori, no? Quando trovi il tecnico che è solo tecnico in campo e non è tecnico nella psicologia del calciatore, per me non è un tecnico completo. Rimane un teorico, diciamo così. Mancini per me è un allenatore che può fare insieme a noi grandi, grandi, grandi risultati. Capanna, invece Bussone è più tecnico? No, volevo finire il discorso di Mancini, sì, che io non conoscevo. Ha dimostrato, secondo me, molto pragmatismo, molto senso da realtà, perché poi a un certo punto lui, sapendo le sue assenze importanti che ha avuto, e essendo lui la prima partita, veramente i giocatori credo anche li conoscesse, vero presidente? Sì, vero. Quindi che ha fatto? A un certo punto, giustamente, in senso molto pratico, si è accontentato del pareggio, perché in effetti poi anche a noi alla fine ci stava bene, poi noi fuori casa in 10, chiaramente, sì. Anche se poi chiaramente l'occasione valiante all'ultimo minuto poteva scombussolare un po' tutto. Però ha dimostrato, a me mi è piaciuto molto come si è comportato, come ha messo la squadra, tenendo conto che ha lavorato due giorni, questi ragazzi forse gli amava 7 a 5, non sapeva neanche i nomi, immagino. Però è partito col piede giusto, io le faccio un grosso in bocca al lupo.
La vostra stella di inizio campionato e anche negli anni è Piccini. In questa partita abbiamo visto che è stato espulso. Ci chiedevamo se magari avesse sentito un po' troppa responsabilità in questa partita, forse un pelino di nervosismo di troppo. A Piccini ormai sono anni che sta con noi. Siccome c'ha una potenza fisica straripante, con pochi riscontri, che succede? Che lui quando va a contatto con l'uomo, e il calcio è pure uno sport di contatto, quando lui va a contatto con l'uomo, gli altri volano, perché gli fa proprio volare, e spesso e volentieri prende ammonizioni e punizioni che in effetti non ci sono. Poi chiaramente c'è pure la componente emotiva, non solo lui, ma soprattutto i vecchi, ma anche i giovani. Poi alla fine abbiamo trasmesso sta cosa, e comunque Piccini tutta la vita, insomma. Beh, Piccini è tanta roba quest'anno e negli anni per voi. Tanto è anche italiano per l'Unipomezia, che è, diciamo, il corrispettivo per l'Unipomezia. Non è arrivato al gol in questa partita, però si è dato tanto da fare. Lei come l'ha visto? Sì, ieri sera dopo la partita mi è venuto a trovare a casa, ancora c'aveva la palla tra i piedi. Fantastico. Praticamente, se avete visto giocare, cioè la palla lui, c'è niente, è più forte di lui. Però sì, dubbiamente. È la sua. Ovviamente Luca, è, a parte l'affetto che nutro per lui, perché so anni che lo conosco, è un ragazzo formidabile sia dal punto di vista tecnico che come ragazzo. Non a caso l'ho fatto capitano io quest'anno della squadra. Quindi ha un occhio di riguardo per il suo 9 e capitano da quest'anno. Forse ha avuto qualche difficoltà in più Capanna per una grandissima prestazione di Ponziani, che l'ha francobollato per 90 minuti. Beh, Gianluca è stato stratosferico, ha fatto una partita veramente di livello superiore, non ha sbagliato nulla, e non è facile marcare un giocatore come italiano. Forse in settimana noi parlavamo di Giacoglia, che è un loro ex, no? Che sì, per tanto tempo ha giocato insieme con Luca. Dico, magari forse ne conosce, lo conosce meglio. Invece alla fine ho visto che poi i duelli maggiori sono stati tra Ponziani e lui. È andata bene così, anche se Giacoglia, Francesco, lo conosceva un po' meglio, però poi nel proseguo della partita più spesso si è trovato a vedersela con Ponziani, che ha fatto secondo me il migliore in campo. Allora, Capanna prima ha fatto i complimenti a Valle per l'organizzazione di questo evento, che è stato veramente un grande evento a Pomezia. Mi sento di essere d'accordo con Capanna, perché è stato veramente gestito in maniera impeccabile, e vorrei con l'occasione aprire, diciamo, la pagina progettuale della nuova Unipomezia Virtus, che riparte proprio con lei, Presidente. Valle, ecco, innanzitutto come nasce l'idea di entrare, di investire nel calcio scegliendo l'Unipomezia, e quali sono gli obiettivi che si è posto? Guardi, tutto parte dal io ho un amico che è anche l'amministratore delegato dell'Unipomezia, che è Alessandro Morelli, e lui mi ha praticamente un po' coinvolto in tutta questa situazione. Poi io ho girovagato con mio figlio per tanti anni nel calcio professionistico. L'ultima squadra che ci ha avuto mio figlio è il Monza, che è fallito, quindi ho preferito chiudere col discorso del calcio professionistico della Lega Pro, perché è pieno di compromessi. Quindi a quel punto ho detto, adesso con l'occasione Alessandro mi ha convinto, adesso la prendo io una squadra e vediamo un attimino di portarla in Lega Pro, perché questo è un po' il progetto che abbiamo fatto. E si ritorna quindi al discorso del abbiamo triplo fatto salto. Una petizione popolare a tutti i miei clienti, che so oggi tanti sponsor che ci abbiamo, quindi stiamo andando avanti, anzi ti ringrazio per l'occasione, stiamo andando avanti con questo progetto. Gabriele, io sì, mi collego a quanto stiamo dicendo, proprio a quanto appena detto dal Presidente, parlando di professionismo, no? Perché tante volte, forse anche fin troppe volte, si parla di professionismo, di società professionistiche in ascesa e così via. Poi però, come ha detto lei, capitano i compromessi, capitano le difficoltà, e si sottovaluta le società, appunto, come la sua, come la Florida, eccetera, che attualmente sono nel dilettantismo. Alla fine il dettaglio va proprio a sparire.
E la riprova è l'organizzazione che c'è stata ieri di questo derby, tanto atteso tra due società prime in classifica, tanto pubblico nel giorno del derby di Roma, con le curve svuotate. Il comunale di Pomezia era pieno zeppo e organizzato dalla società di casa, quindi un di Pomezia alla quale vanno i miei personali complimenti, in modo ineccepibile, con un servizio d'ordine inequivocabile, gestito molto bene. E torniamo appunto al discorso del piglio da professionista, ovvero dare un'impronta alla società, anche se attualmente nel dilettantismo, da vero professionismo. Quindi esiste questa differenza, o è magari la società professionistica che dovrebbe ogni tanto guardare alla società dilettantistica imparando qualcosa? Dal punto di vista dei compromessi sicuramente, da quello sì. Poi loro, essendo professionisti, hanno tante piccole grandi agevolazioni, quindi sicuramente sotto quell'aspetto no, però secondo me dal punto di vista dei compromessi dovrebbero prendere esempio dal dilettantismo, perché ancora c'è quella purezza, quella trasparenza e quella realtà che dovrebbe essere una bandiera per tutti. Quindi mantenere la purezza del calcio genuino, ma con un'impronta dirigenziale aziendale del calcio. Vabbè, quella è una mia prerogativa personale, no? Perché io ho anche nel lavoro che faccio, devo per forza mandare le persone con un perfetto assetto formale, quindi quella è un po' una deformazione mia professionale, quindi il fatto che i ragazzi miei abbiano un aspetto professionistico non è per ampliare troppo la cosa, ma è perché mi piace vederli vestiti e in ordine. E l'indole. Sì, quello è. Ma quella è una cosa mia personale. Esatto. Che poi venga fatta anche nel professionismo, sicuramente, ma non l'ho copiato dal professionismo. Sì, ma appunto, ripetiamo, non è soltanto una questione di immagine, ma proprio è concreta, e questa organizzazione lo dimostra, quindi complimenti, e complimenti anche alla controparte, a Nuova Florida, perché appunto grande pubblico, grande presenza, ricordiamo un derby molto molto sentito, però appunto nel modo giusto, ovvero la genuinità, attraverso persone che vivono e amano queste due squadre e che hanno espresso con cori, con i classici sfottò, ma sempre nel rispetto reciproco. Quindi davvero complimenti a entrambe le realtà, perché è davvero una bellissima pagina e dovrebbero essere sempre così, almeno questa è la mia opinione, insomma. È stata una cosa bella. È stato veramente un grande esempio di sport e di festa anche per una città, per esteso, insomma, anche al quartiere Nuova Florida. Matteo Lupini voleva aggiungere qualcosa, Matteo? Sì, ma vorrei concentrarmi in particolare sul Nuova Florida, perché c'è un caso quasi spigoloso. Vorrei parlarne direttamente con Paolo Capanna, perché riguarda proprio il figlio, Luca, che, come potete vedere dalle immagini che arriveranno da PCS Review, da qualche tempo comunque non gioca più. In questo momento sta sorreggendo queste due palle, forse in maniera così annoiata. Ora vorrei dire, caro direttore, non è che forse lui vuole tornare a giocare? Le vive in maniera... Ma dalla l'età è un po' difficile. Lui deve prendere il mio posto. Prima o poi si dovrà decidere. Lui fa il team manager, però non ho capito bene che fa, perché poi dopo quando c'è la partita, quando c'è la partita, nessuno sa dove sta. Se ricordo, a Cori su un albero si è messo dietro quando giocavamo. Adesso lui mi rimproverà sicuramente quando arriva a casa di questo che sto dicendo. Quando giocavamo al Silva dei Pini, si metteva sulla scala antincendio dell'università, quindi non può stare fermo. E niente, lì aiuta il mister a preparare il campo e fare riscaldamento prima della partita. Un grosso po'. Grosso appassionato, ma tanto comunque Luca, dove vai? Devi venire al posto mio, diciamo. Li vive in maniera serena, diciamo così, derby molto serena. Il derby fra Unipomezia Virtus e Nuova Florida è anche questo, insomma, note di colore fantastiche. Allora, ci fermiamo per un piccolo break e torniamo però per parlare di tanto altro fra poco. Torniamo in studio, continuiamo a parlare dei temi che riguardano Team North Florida e Unipomezia Virtus. Il presidente Valle voleva specificare qualcosa a proposito delle dimissioni di Mr. Mazza avvenute in settimana.
No, io ho capito che aveva dato che fosse stato esonerato, sono state dimissioni da parte sua. Sì, sì, noi l'abbiamo detto. Quindi che volevi che precisassi? No, insomma, volevo... No, io volevo precisare una cosa che è importantissima, no? Siccome che ho letto qualche articolo di qualche giornalista, che io sinceramente non ricordo neanche come si chiama, però ha fatto allusioni a il presidente con il figlio atleta, cosa brutta nei confronti del ragazzo, che fondamentalmente è una cosa brutta nei confronti del ragazzo. E poi il motivo per cui ha dato le dimissioni è appunto perché, secondo me, come ho detto prima, l'allenatore deve essere bravo tecnicamente e anche un po' con la entrare nella mente dei ragazzi e vedere quali ragazzi hanno problemi non tecnici ma a livello di testa, no? Che c'erano la maggior parte dei calciatori. Poi non a caso abbiamo il professor Sazzi, che sta facendo un grande lavoro, il nostro medico sociale sta facendo un grande lavoro su questo, e non ci siamo trovati sotto questo aspetto qui. Quindi chi ha detto che era per un problema di mio figlio che giocasse o no ha sbagliato, anche se io posso dire che ci sono tanti allenatori che portano tanti loro giocatori a seguito, no? Quindi alla fine, pure se gli avessi detto che 10 giocatori li sceglie lui e l'11° lo metto in campo io, non penso che sia del tutto sbagliato, no? Anche perché ha fatto un'offesa pure agli imprenditori che investono nel calcio dilettantistico perché hanno i figli atleti. Cioè, secondo me ben vengano gli imprenditori che investono nel calcio dilettantistico e mettono al lavoro tante persone e soprattutto tolgono tanti ragazzi dalla strada, e come noi che abbiamo il settore giovanile, ogni anno 15-20 ragazzini li prendiamo perché non hanno la possibilità di fare scuola calcio e quindi li inseriamo all'interno della struttura. Quindi ben vengano questi imprenditori, anzi speriamo che ci siano parecchi imprenditori che hanno i figli atleti, così almeno il settore dilettantistico cresce. Quindi questo era solamente a precisazione di chi i figli e figliastri non devono esistere neanche da parte dell'allenatore. Dal momento che esistono e il presidente è d'accordo dei figli e dei figliastri, 10 li facciamo mettere in campo all'allenatore e l'11° decide il presidente, tutto qua. Insomma, la precisazione in merito alle dimissioni, lo ribadiamo, dimissioni di Mazza. Ovviamente, come sempre, chiunque volesse aggiungere, replicare insomma a questo tema, siamo sempre a disposizione. Nel frattempo andiamo a vedere le novità dal web con Matteo. Prima di tutto vorrei ricordare che se volete conservare le partite della vostra squadra del cuore che abbiamo seguito noi di PCS, una su tutte, ad esempio il derby tra Unipa Mezza e Team Nuova Florida, basta semplicemente scriverci a info@pontinacalcioshow.com. Ma volendo tornare proprio sul derby e per quanto riguarda il fattore tifo, vorrei mostrare al presidente Valle dell'Unipa Mezza questi scatti fotografici della tifoseria Cremisi. Come potete vedere dal mio monitor, ecco qui ad esempio i Cremisi, qui ad esempio allo Stozza di Cori, qui al Villa Claudia nella partita contro il Dilettanti Falasche e qui invece al Comunale con tanto di fumogeni color rosso-blu. Presidente, questa è anche una risposta che vi aspettavate dalla comunità pometina? Sì, beh, considerando che questo gruppo di ragazzi è stato voluto da noi, li sorvegliamo anche perché hanno bisogno pure di essere un po' sorvegliati, sì, ce l'aspettavamo. Stanno crescendo di settimana in settimana perché erano una quindicina e domenica credo di averne visti intorno a un centinaio, quindi siamo fiduciosi perché poi sostengono molto la squadra anche in trasferta, quindi va bene così, fino a quando mantengono certi equilibri e si comportano sempre in maniera dignitosa va bene tutto. Ci sono delle idee all'orizzonte per cementificare ancora di più il sodalizio tra l'Unipa Mezza e il Pomezia Città? Ma guardi, io proprio domenica prima del derby mi sono fatto una chiacchierata con Alessandro Spina, che è una bravissima persona e che sta curando molto bene il settore giovanile. Io ho lasciato la porta aperta ad una sua richiesta, quindi noi siamo aperti al dialogo con chiunque, senza alcun dubbio.
Il tifo è sicuramente uno dei fattori, diciamo, vincenti del team Nuova Florida. Vorrei far mostrare al direttore Paolo Capanna questo video dello spogliatoio della sua squadra che sta facendo letteralmente il giro del web. Possiamo dire che questa volta i giocatori sono più tifosi e anche con il campo possiamo dire che c'è una chimia molto forte. Dici a me? Sì, sì, assolutamente. Che, com'era la domanda? Che c'è un'alchimia molto forte, sì, tra, sì, i giocatori e ovviamente anche il fattore campo. No, è vero, no, stavo scherzando. Noi siamo legati anche un po', per quanto riguarda il tifo, ai sorti della Roma, la Roma della Serie A. Perché ricordo che noi, per motivi che non avevamo il nostro campo, spesso e volentieri, anzi sempre, abbiamo dovuto giocare il pomeriggio. Perché la mattina i campi erano occupati dai titolari che avevano in gestione i campi e quindi noi ci dovevamo adeguare a quelli che erano gli spazi che ci concedevano. Questo faceva sì che chiaramente ci andavamo a confrontare con le partite di Serie A, e il che non era sempre facile, portare gente, i ragazzi allo stadio, soprattutto se la Roma va bene. Ricordo l'anno di Zema, l'anno di chi c'era quell'altro, Luis Enrique, chi c'era, non mi ricordo. Andrea Azzoli. Che io posso dalla Lazio, quindi. Luis Enrique. Venivano tutti a vedere Nuova Florida perché a Roma non ci andava più nessuno allo stadio. Adesso è diverso, adesso è diverso perché giocando di mattina, chiaramente c'è una domenica tipo dell'italiano, cioè fai colazione, va a vedere la partita del quartiere tuo, poi compri le pastarelle e vai a casa a mangiare, cioè questa la domenica tipo. Speriamo di portare, proprio per questo non facciamo pagare l'ingresso, proprio perché il campo è stato chiuso per troppi anni, quindi vogliamo riportare il quartiere allo stadio, al campo. E forse magari fra qualche domenica cominceremo a far pagare pure noi, perché come si dice, i soldi bastano mai. Fanno comodo, insomma. I soldi bastano mai. Dovevo mettere il doppio quello che avevamo messo noi, eh? No, si gioca anche su queste cose. Gli ultimi rumors sono tanto mai dato, tanto te do, quindi pan per focaccia. Quindi sette voi, sette noi, poi a meno che i presidenti non decidano di fare diversamente. A meno che non fate come abbiamo fatto a Nettuno. La prima partita di campionato si è andato a giocare. 5 euro l'ingresso. Quando hanno visto che entrava parecchia gente, dopo che erano entrate 100 persone, hanno aumentato 10 euro. C'è stata la sommossa popolare. Perché magari era entrata la fidanzata, poi entra, dopo un po' è arrivato 1,5 e 1,10. Ma quest'anno? Quest'anno, sì, la prima partita di campionato. Allora, insomma, sono fatti di calcio nostrano che insomma fanno anche un po' colore. Andiamo avanti, restiamo però in promozione, parliamo invece della partita fra Alberone e Garbatella. L'ha seguita il nostro inviato da Roma, Stefano Lozza, che è al telefono. Pronto? Pronto, ciao Gabriele, buonasera. Buonasera Stefano, ben ritrovato. Allora, 1-1 sul campo, subito, che partita hai visto? Allora, è stata una partita molto spettacolare, devo dire. Un po' nervosa, ma una partita che ha regalato davvero tantissime emozioni. Insomma, due squadre che magari non frequentano i piani alti della classifica, anzi, e quindi ci si poteva aspettare un po' più di timore, una partita un po' più bloccata. Invece lo spettacolo c'è stato sin dall'inizio. Entrambe le squadre venivano da un periodo un po' particolare. L'Alberone in serie positiva, però 4 pareggi consecutivi. Mentre l'FC Garbatella sta cercando ancora la prima vittoria per restare attaccata al treno dei play-out. Quindi insomma ci si aspettava una partita magari non spettacolare, invece subito grandi emozioni. Il Garbatella ha sprecato una grande occasione, diciamo, per come si era messo soprattutto la partita. Episodi contestati in questa gara, ci puoi spiegare cosa è successo? Sì, diciamo che i tifosi della squadra di casa non saranno stati magari felicissimi dell'arbitraggio, soprattutto per due episodi. Il primo al 17° del primo tempo, quando è stato annullato un gol, punizione dalla sinistra, il portiere Pividori esce, sembra si sia scontrato con un suo compagno di squadra, perde la palla, Romagnoli insacca e l'arbitro annulla. Insomma, episodio abbastanza dubbio, molte proteste e molto nervosismo. Poi, dopo il vantaggio degli ospiti della Garbatella, con un grandissimo gol, c'è da dire, di Cianfanelli su un cross di Montenero, bellissimo stacco,
c'è stata un'espulsione proprio 2 minuti dopo, 36esimo il gol, 38esimo l'espulsione per una sbracciata di Ferrari. Anche qui, insomma, molte proteste, episodio dubbio, molto ingenuo Ferrari, forse un po' severo l'arbitro, però insomma un episodio dubbio che ovviamente alle nostre postazioni, senza molte moviole come succede in Serie A, è difficile da valutare in maniera ottimale. Certo, poi noi non abbiamo al momento le immagini, quindi ce la stai raccontando tu. Puoi raccontarci invece della caratura dell'Alberone, cosa puoi dirci? Che campionato può fare? Beh, l'Alberone visto domenica è sicuramente una squadra che può togliersi tantissime soddisfazioni, perché insomma era sotto di un uomo, sotto di un gol, e ha dimostrato un carattere e una voglia di ribaltare il risultato veramente incredibile. Tante occasioni, tantissima grinta, ha controllato la partita, forse Garbatella si è un po' troppo schiacciato, ma veramente grandissima voglia l'Alberone, anche grande organizzazione, un pericolo costante sui calci piazzati. È arrivato il pareggio nel secondo tempo con un bellissimo colpo di testa di Consorti, un pareggio meritato, che anzi probabilmente forse se era una squadra che meritava di più era proprio l'Alberone, e anche per delle colpe degli ospiti. Bene, grazie Stefano per questo resoconto e ci sentiremo presto per parlare anche di altre piazze romane. Buonasera. Altrettanto. Grazie Stefano, alla prossima. Allora Matteo, andiamo rapidamente a leggere gli altri gironi di promozione. Sì, andiamo in questo caso su pontinacalcioshow.com, partiamo dal girone A dove continua la lotta al vertice tra la Compagnia Portuale Civitavecchia e Ronciglioni United, primi con 21 punti, insegue il Monte Spaccato a 4 lunghezze, l'Aranova non va oltre l'1-1 con la Pescatori Ostia, mentre per quanto riguarda il girone B la Valle del Tevere impatta sul Real Monte Rotondo Scalo e si fa raggiungere in testa dalla Lepanto, terza piazza per la Polisportiva Sant'Angelo Romano con 15 punti. Per concludere, nel girone D l'Arpino mantiene il comando battendo di misura il Pontigna, insegue la Latria una lunghezza e il Sezze con 16 punti. Il San Michele ha scontato il turno di riposo per effetto del ritiro dell'Atletico Formia a Campo di Mele. Grazie Matteo, allora dobbiamo andare un po' veloci, passiamo subito in prima categoria, iniziamo dal girone F, vediamo la giornata Matteo. Questi risultati, Ironhead Play non ti affogare Matteo, insomma, va bene veloci, però insomma mi tengo anche alla tua incolumità, quindi. Dopo avrò bisogno di un quintale d'acqua. Ironhead Play Euro 0-2, Arcefo Virtus Nettuno 3-0, Atletico Garbatella Virtus Divino Amore 0-0, Città di Nettuno Fonte Meravigliosa 0-4. Nuova Castelli Romani, Città di Momenzia 0-2, Real Velletri Nuova Virtus 1-0, Tordecerci Campoverde 1-4, Virtus Poli Atletico Lariano 0-2. Passiamo alla classifica che vede sempre in testa il Campoverde con 18 punti, seguito da Fonte Meravigliosa Atletico Lariano a 16. Chiude la classifica Tordecerci a 0 punti. Daniele. Allora, la terza vittoria di fila del Città di Pomezia, quindi una vera e propria rinascita di una squadra che tra l'altro si è molto rinforzata quest'anno. La prima vittoria in trasferta della Play Eur e poi uno straordinario, inarrestabile Campoverde, ha soltanto e sempre solo vinto, convincendo tra l'altro con goleade spesso, ed è per questo che se ne parla anche a livello statistico, perché è il migliore attacco con 25 reti, inseguito dalla miglior difesa del Fonte Meravigliosa, due sole le reti subite. Quindi un girone che si sta delineando con due squadre che stanno scappando e una che scappa più velocemente delle altre, che è il Campoverde. Matteo, tu invece non scappare, perché ci devi dire di qualche altro girone di prima categoria. Assolutamente, prendo un attimo il foglio perché, come si suol dire, qui sotto siamo... Sotto pressione il nostro Matteo Lupini, vai. Leggermente sotto pressione come l'uomo gatto. Passiamo invece alla prima G, andando sempre su pontinacalcioshow.com, dove troviamo in battuta al vertice l'Atletico Morena, che centra la sua sesta vittoria consecutiva a due lunghezze il Real Rocca di Papa. La Gioc, Cocciano Frascati, con un rotondo 4-0 batte l'Atletico Zagarolo, mentre... Bene, per quanto riguarda il girone H, capolista il Sonnino di misura sull'Atletico Castelforte, insegue a 3 punti di distanza lo Sporting Calcio Vodice. Il Montello, quarto, rifila il poker al Priverno, mentre il Sabotiro non va oltre il 2-2 col Football Club Montenero. Grazie Matteo, non sono cattivo, c'è un altro girone di prima, ma ci prendiamo una piccola pausa, portate l'acqua a Lupini e torniamo con altre immagini, altri temi da affrontare. A fra poco. E
Rieccoci in studio con PCS. Allora, parola a Matteo Lupini per la prima categoria Girone A. E con tanto di bicchiere in mano voglio dirvi qui i risultati. Ovviamente acqua, non vodka. Allumiere Casalumbroso 2-0, Atletico Acilia Prima Valle 4-4, Centrogiano Sampio Decimo 1-2, CCL Soccer Giulio Portuense 3-0, Casal Bernocchi Dragona 3-2, Indomita Pomezia Vista Aurelia 5-1, Nuova Aureliana Casalotti 0-0, Passo Scuro Rodolfo Morandi 1-1. Passiamo alla classifica che vede in testa in solitaria l'Indomita Pomezia con 18 punti, segue il Casalotti a 13, poi la coppia Rodolfo Morandi, Nuova Aureliana a 11, chiude la classifica la Vista Aurelia a 0. Allora, l'Indomita Pomezia vince ancora e crea un solco nel girone, ha vinto 5-1 in casa contro la Vista Aurelia. Vediamo il servizio di Matteo Lupini. Un testa coda in prima A, l'Indomita Pomezia, per continuare l'ottimo avvio in campionato, ospita al Maniscalco la Vista Aurelia. La squadra di Aiello mette il piede sull'acceleratore con l'angolo di Fedeli indirizzato a Lombardi, che di testa costringe D'Angeli a pararla di stinto. Gli ospiti rispondono al sesto con Lugli, che intercetta la sfera da Innocenzi. Il suo mancino però è troppo debole per impensierire Borrelli. Al nono, Innocenzi crossa al bacio per Amici, che al volo prova a servire Mariani. Il 10 di testa sblocca il risultato. 1-0 Indomita, vicinissima al raddoppio col piazzato di Fedeli, ancora per Amici e la sua sponda per Capriati, ma lui glielo anticipa e la spazza via. La Vista al quarto d'ora si rende pericolosa con la punizione dal limite di Anselmi, ma non inquadra la porta. A metà tempo, altra occasione per l'Indomita col filtrante di Fedeli per Mariani, che controlla, poi supera Pezza e con un raso terra firma la sua doppietta personale. Gli ospiti provano a reagire, prima con Majorana che carica un destro dalla distanza, parato senza problemi da Borrelli. Poi al 38esimo, su rimessa di Arciulo in aria, respinta da Lombardi, Lugli da due passi accorcia le distanze. 2-1, con la Vista un passo dal pareggio, sempre con Arciulo che supera in astuzia Bilancini, entra in aria e prova a servire Benvenuto, ma Recci ne intuisce e allontana il pericolo. Nella ripresa i padroni di casa ripartono in quarta con lo scarico di Bertini per Fedeli, che la stoppa, poi al tempo per calibrare il mancino, ma per un soffio non inquadra la porta. Poco dopo Mariani da centrocampo apre col contagiri per Amici, il 2 entra in aria e con uno scavetto la deposita in rete. 3-1 Indomita, ancora scatenata, tanto che al 60esimo Fedeli dalla bandierina punta direttamente alla porta, ma Girolami col piede gli nega la gioia del gol. A metà tempo però, su triangolazione con Mariani, Martini in aria supera D'Angeli con un pallonetto, ma è Lombardi a porta sguarnita a timbrare il cartellino. 4-1, dopo il gol Bramucci protesta col direttore di gara, questo gli costa il cartellino rosso e lascia i suoi con un uomo in meno. Nonostante l'inferiorità numerica, gli ospiti si rendono pericolosi con Lugli, che riceve la sfera da Majorana, ma subisce il contatto con Bertini. L'arbitro assegna il penalty alla Vis. Majorana prova a trasformarlo, ma colpisce il palo, sciupando così una grande occasione. Negli ultimi minuti, Lombardi apre per Amici. Il 2 macina metri palla al piede, prima di scagliare un destro a portiere battuto, con cui firma il 5-1. Dopo 3 di recupero si chiudono i giochi. Per l'Indomita Pomezia arriva la 6ª vittoria consecutiva, mentre rimane ancora 0 la Vista Aurelia. 6 vittorie per l'Indomita Pomezia, numeri impressionanti. Il timoniere di questo gruppo è mister Leonardo Aiello, che è al telefono con noi. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera mister, bentornato a PCS. Allora, la parola grazie. A Matteo Lupini, che ha seguito il match. Aiello, buonasera, complimenti per questa vittoria, dimostrazione che il lavoro che sta facendo con l'Indomita non è tutto casuale, che soprattutto la sua squadra continua e forse può diventare una delle valide vincitrici del campionato. Sì, come ha detto Benedetto, non è casuale perché è frutto di una programmazione fatta dalla società. Questo è il terzo anno che alleno questo gruppo e ogni anno sicuramente abbiamo fatto qualcosa di positivo e stiamo migliorando. Quindi io credo che la programmazione nel calcio è molto importante. Ogni anno stiamo cercando di aggiungere sempre qualche persona valida, sia come giocatore come dirigente, e alla fine stiamo vedendo gli ottimi risultati. Ma io dico che gran parte del merito di tutto questo è la società e dei ragazzi. Bisogna dire però che in questo match vi siete scontrati contro la Vista Aurelia, una squadra formata soprattutto da giovani che nel primo tempo vi ha messo non poco in difficoltà. Ma sì, guarda, quando giochi con i giovani non sai mai come affrontarli, no? Perché ci sta... Da una parte il fatto che mancare possono mancare di esperienza, ma dall'altra parte il fatto che questi sono tutti giocatori dinamici e quindi si può trovare in difficoltà.
Ma io dico che gran parte del merito quest'anno va a queste ragazze dell'Indomita, perché proprio così non ce l'aspettavamo neanche noi. Queste sei partite sono state quasi perfette, quindi va dato merito a questo gruppo che continua a fare ottime cose dalla scorsa stagione. Matteo, c'era un episodio che volevamo rivedere? Sì, diciamo l'episodio di il calcio di rigore assegnato alla Vista Aurelia, siamo comunque sul 4-1 per l'Indomita, questo fallo subito da Lugli, per lei il rigore c'era? Ma dalla panchina non si vede bene, ma credo di sì, perché nessuno ha protestato, quindi credo che ci sia rigore, ma lì abbiamo commesso un errore prima di arrivare dentro all'area, però forse è un errore un po' di superficialità, perché visto che stiamo vincendo può capitare un po' di rilassamento, quello che a questa squadra non deve capitare, perché forse dove dobbiamo migliorare certe volte è proprio lì. E dalla scorsa stagione questo gruppo conosco un po' i pregi e i difetti di tutti, perché già sono qualche anno che stanno con me, quindi lavoriamo su questo, però vabbè, può capitare anche questo in una partita dove già ormai era quasi chiusa. Matteo, difficile scegliere uno su tutti, ma il tuo migliore in campo? Più che il migliore in campo, diciamo il migliore in questo scorcio di campionato, ovvero stiamo parlando di Mariani. 7 reti nelle ultime 6 gare, di cui questa doppietta proprio contro la Vis. Potrei dire che diciamo questo è il valore aggiunto della sua squadra, diciamo uno dei veri migliori in campo. Concorda? Sì, ma guarda, in questo momento è tutta la squadra che gira bene. Tra l'altro noi siamo una rosa di 22 giocatori, dove tranne Boldorini, che è infortunato e non si è potuto mai allenare in questa stagione, hanno giocato quasi tutti. Quindi questo vuol dire che in questa squadra chi gioca si integra bene. Poi ci sono dei giocatori sicuramente di un valore tecnico molto buono, e quindi Mariano insomma non lo discutiamo noi, ha fatto anche un anno nei professionisti, ha fatto un settore giovanile nelle squadre professioniste, quindi questo sicuramente va dato atto che è molto bravo. Tra l'altro è un ragazzo molto, molto serio di allenamenti, si è calato bene in questa categoria e sta trovando i frutti, ma non è l'unico. Adesso nominare un po' tutti ci vuole un po' tempo. Questo è un gruppo già da 3 anni che sta con me e sta facendo molto bene. Mister, numeri impressionanti, 22 gol fatti, 5 subiti, sono i migliori numeri del campionato. Io le rinnovo i complimenti, la ringrazio per l'intervento e a questo punto buona stagione. Ok, grazie, buon complimenti anche a voi per la trasmissione. Grazie mister, un bocca al lupo. Grazie, buona serata. Allora ci prendiamo un'altra piccolissima pausa, ritorniamo per parlare di altri gironi e poi qualche sorpresina finale con il nostro Matteo Lupini, a fra poco. Bentornati al QCS, qui si parla, i nostri ospiti parlano insomma anche durante gli stacchi. Andiamo da Matteo Lupini per le novità dal web. Prima di tutto vorrei mostrare il grande calore che c'è soprattutto nel CEDI al Lido dei Pini, in particolare con il presidente Montioni, che come potete vedere qui dal mio monitor, lo vedete festeggiare con i suoi ragazzi, diciamo nella piscina, diciamo del Delio Chimenti, proprio per la promozione. Ma vorrà sottolineare inoltre che il presidente, oltre a divertirsi così tanto, ha anche, diciamo, delle parole dolci verso il suo mister, che io vado a leggervi testualmente e che potete vedere sul mio monitor. Sono 7 anni che lo sopporto, il più grande mister che ho conosciuto, onesto, scrupoloso nel lavoro che svolge, insuperabile tatticamente. Fino a che sarò presidente faremo sempre una bella coppia. Di scemi? Ora, meno male che lei se l'è detto, perché altrimenti io sarei stato pronto a regalare dei fiori d'arancio. Ha qualcosa da dire a sua discolpa? No, l'ho scritto io. Cioè. Quasi si commuove il presidente, che Panicci è un pezzo di cuore ormai per voi. Vabbè, diciamo che sono 7 anni che sta con noi. Io e lui, basta che ci guardiamo, ci capiamo. Crisi io del settimo anno non ho mai detto devi convocare o devi far giocare, la questione tecnica è esclusivamente sua per quanto riguarda il fatto della società e via, no, ma ci capiamo al volo e quella è la più bella cosa. Beh, ma io lo reputo una persona talmente onesta, fino a 2 anni fa giocava il fratello con noi, se non faceva mezzo allenamento lo metteva in panchina, ecco perché è rispettato dai ragazzi e i ragazzi hanno fatto gruppo.
ha fatto un quadro preciso di quello che è Aldo Panicci. Andiamo avanti, Matteo. E andiamo avanti passando ai gironi HL di seconda categoria sul nostro sito pontinacalcioshow.com. Nel girone H c'è un triste al vertice con Città di Montecompatri, Atletico Colleferro, Real Centocelle in testa. Lozana Futura, Di Misura e Spugna, Castro dei Volsci, mentre per quanto riguarda il girone L, la Setina rimane in testa grazie al 3-0 sul Borgo Santa Maria. A due lunghezze la coppia Atletico Cisterna Clembofal, il Norma, nono, non va oltre l'1-1 con l'Amatori Circeo. Grazie Matteo, adesso passiamo sempre alla seconda categoria ma al girone I. Prima però vorrei mostrare una cosa diciamo molto importante che riguarda l'Uni Pomezia Virtus e in particolare il calcio femminile. Come potete vedere sul nostro sito pontinacalcioshow.com abbiamo dedicato infatti un meraviglioso reportage per quanto riguarda la gara, che la amichevole che c'è stata tra l'Uni Pomezia Virtus di calcio femminile e le Slammers, o per meglio dire le Under 16 provenienti da New York. Ora, vorrei fare innanzitutto i complimenti alla società, perché per farsi portatrice dello sviluppo del calcio femminile, che soprattutto nel calcio dilettantistico è un po' trascurato. Voglio parlarne con il presidente Valle. Assolutamente sì. Per intuizione. Presidente? Dimmi, vuoi aggiungere qualcosa magari sul movimento del calcio femminile dato anche dall'Uni Pomezia? L'apporto che darà sicuramente la squadra Cremisi? Sì. Sì, guarda, io non la seguo molto, ti spiego il perché però, perché questa è una cosa che abbiamo ereditato dal presidente Cerusico, che l'ha voluta portare avanti in maniera... E quindi è dedicato soprattutto a lui, no? Perché abbiamo grosse difficoltà per reperire le atlete, quindi non è facile, però è stato un volere suo e noi lo stiamo portando avanti e se ne cura credo anche lui personalmente di questo, quindi è una cosa che segue lui in prima persona e noi siamo contenti di portarla avanti con molte difficoltà, però la stiamo continuando. Lo salutiamo. Cerusico, insomma, uomo di calcio a Pomezia da tanti anni. Da tanti anni, sì. Vorrei sottolineare soprattutto chi possa pensare male, come ad esempio il presidente Montioni, che il mio interesse verso il calcio femminile è puramente accademico. Lo dico in maniera molto... Scuote il capo il presidente Montioni, che ne sa tanto. Dico che tu segui il calcio femminile dalle delusioni che hai avuto con le donne. Bene, stenderai un velo pietoso sulla mia vita privata, che ripeto, anche se sono personaggio pubblico, è pur sempre privata. Passerei invece a parlare con il direttore Paolo Capanna ancora una volta del suo figliolo. Eccolo qui, che come potete vedere dal mio meraviglioso monitor si vede bello sperduto in mezzo alla strada. Forse starà cercando il sentiero magari per diventare dirigente oppure per tornare a diventare calciatore. Dov'era suo figlio lì? No, quest'anno ha deciso di andare a fare il cammino di Santiago, no? Non so se qualcuno di voi sa che cosa sia. Sì, ha fatto la prima tappa, è stato fuori, non ricordo, mi pare 10 giorni. E niente, è una cosa sua, personale, è andato da solo e forse voleva meditare, stava meditando sul derby. Non era stata solo. È passato dalla scala antincendio addirittura fino a Santiago de Compostela per vedere. Sì, bene. Sì, tante tappe faticose, mi ha detto. Certo. Bene, Matteo, adesso magari ci fai la grazia di leggere il famoso che ti ho chiesto mezz'ora fa, girone I. Assolutamente sì. Questi risultati: Città di Aprilia Virtus Albano 0-1, di Aracinzia Fanciulla Danzio 1-3, Esercito Calcio Roma Pro Appio 0-3, Grotta Ferrata Lanuvio Campoleone 2-0, Marino Luditur 3-1, Montegiordano Enea Pomezia 1-1, Pro Calcio Cecchina ACDS Group 1-0, Sporting Velletri Centro Sportivo Primavera 0-3. Passiamo alla classifica che vede in testa la Luditur con 15 punti, ha una lunghezza il Pro Appio, segue il Centro Sportivo Primavera e il Marino con 13 punti. Chiudono la classifica Lanuvio Campoleone, Diana Cinzia ed Enea Pomezia con 2 punti. Daniele. Allora, nella settimana degli innumerevoli derby ce n'è stato uno anche in seconda, in questo girone che ha riguardato Montegiordano ed Enea, si sono però divisi la posta per 1-1, quindi nessuno ha prevalso sull'altra.
E quindi anche i giudizi su queste squadre vanno rimandati alle settimane successive. In questo girone, anche se la graduatoria è abbastanza stretta in pochi punti, in questa fase del campionato è la Luditur che ha preso un po' più la copertina anche per la qualità di gioco espressa e anche per questo nome che è un po' emblematico appunto del gioco del calcio, però comunque restano tante squadre in pochi punti, quindi è tutto apertissimo in questa fase iniziale del campionato. Bene, andiamo avanti Matteo, terza categoria. Prima di tutto però vorrei mostrare ancora una volta al presidente del Celi al Lido dei Pini Montioni una delle sue vecchie conoscenze, ovvero sto parlando di Ciurluini, che come potete vedere si è fatto ritrarre in immagini su cui io non voglio dare un giudizio. Presidente, lo dica lei, prego, dia lei il giudizio. Bravo ragazzo. Soprattutto vestito da coniglio, un bravo ragazzo. Ma allora, Matteo dice, la mia vita privata non si tocca, cioè, poi va a prendere queste foto del povero Ciurluini, non lo so, vale solo per te il discorso, Matteo? Assolutamente sì, faccio l'ipocrita come tutti i VIP, quando si tratta della vita privata. Ti sei fatto tanti amici anche stasera, Matteo, bravo. Assolutamente sì. Riprenditi, dai, terza categoria. Andiamo col girone D, questi i risultati: Piave Real Cretarossa 1-1, Polisportivo Ostiense, Sporting Pomezia 1-0, Sant'Onofrio Tormarancio 0-1, Spartak Lidenza Atletico Torbaianica 1-1, Velitrum Castelporziano 2-5, Virtus Ardea Lucky Junior 0-3, Virtus San Paolo Olympus Olgiata 1-1. Passiamo alla classifica che vede a punteggio pieno il Tormarancio con 12 punti, seguono Lucky Junior Castelporziano e Polisportivo Ostiense a 9 punti, chiude la classifica il Velitrum a 0, ovviamente l'Olympus Solgiata, poi fuori classifica. Daniele? Allora, a parte la caduta dell'Ardea, dopo diciamo i fasti del derby della scorsa settimana, si registra chiaramente, come lo dice in modo eloquente la classifica, un gran Tormarancio che sta prendendo il largo, sta anche convincendo sul piano del gioco e farà molto piacere a mister Bussone della Nuova Florida, che ha scritto la storia del Tormarancio portandolo fino alla promozione, fino appunto poi ai cambiamenti societari e così via, in un girone appunto spezzettato in due, una parte Lidense e una parte appunto Litoranea, però comunque in questa fase il Tormarancio è quello che ha preso più la copertina. Matteo, andiamo avanti, qualche altra cosa dal web oppure parliamo di calcio a 5? Assolutamente no, voglio risparmiarvi altro orrore, passiamo invece alle gioie del calcio a 5 andando con il girone B della Serie C2 e andando ovviamente su pontinacalcioshow.com, dove il Nord-Ovest fa il suo il big match con la Fortitudo Futsal Pomezia e mantiene il comando con 18 punti. Insegue due lunghezze lo Sporting Città di Fiumicino, mentre la stessa Fortitudo si porta a meno 5 dalla vetta. Bene, grazie Matteo. Momento della top 11. Allora andiamo a scoprire, Daniele, chi sono gli 11 più bravi di questa settimana. Attraverso la solita applicazione ideata da Lorenzo Silvestri, il nostro stadio virtuale che sta partendo per adesso, vediamo quali sono stati i prescelti. Tra i pali c'è Santi dell'Uni Pomezia Virtus, grandissime parate da parte sua. La difesa è a 4 con Palumbo dell'Uni Pomezia, con La Forgia sempre dell'Uni Pomezia, accanto a Ponziani, Dettino della Florida e Bernardi del Lido dei Pini. Al centrocampo viene scelto vertice basso Martini Indomita Pomezia, Amici sempre dell'Indomita Pomezia e Greco dell'Audace San Vito Empolitana. E poi abbiamo optato per le tre punte molto offensive, molto tecniche: Mariani Indomita Pomezia, Cristofari del Lido dei Pini e Simone Demofonti dell'Audace San Vito Empolitana. Tra i tanti allenatori che hanno brillato questa settimana abbiamo scelto mister Aiello dell'Indomita, perché appunto capolista a punteggio pieno con un'altra vittoria rotondissima. Bene, grazie Daniele, restiamo su di te perché hai elaborato come sempre la tua rubrica, il punto della settimana, per fare ordine con i temi di questo weekend di calcio. Vediamo. Doppio volo e vittoria alla inglese per gli aeroportuali di Ciampino, che in cima lassù nel tempio d'eccellenza sono inseguiti da un Monaco di Monaco. Nome bis e tristi gol per la sua vis, e a meno 2 dalla capolista. E 3 sono anche le reti che a testa si regalano Lido dei Pini e Audace. Piace il modo in cui i due club giocano, attaccano e costruiscono occasioni. Uno spot per il calcio. E basta poi di considerare le sorprese, sono realtà. Così come lo sono Uni Pomezia e Nuova Florida, pari a reti bianche, ma che spettacolo!
due favole che fin dal primo giorno, dalla terza al vertice della promozione, si incontrano e insegnano calcio, programmazione societaria e regalano un'immagine vincente. Gran pubblico, gran giocatori e coach per grandi club. Ed è sicuro, oltre al presente, il futuro è loro. E allora in bocca la stagione dell'Indomita in prima, così come per il Campo Verde. Un filotto da applausi, due rulli compressori. E nel giorno degli innumerevoli derby c'è anche quello tra Monte Giordano e Enea, che si spartiscono la posta. La risposta sulla loro stagione però è rimandata. Bene, questo era il punto di Daniele Silvestri, un po' l'editoriale che cura per noi ogni settimana. Adesso torniamo però da Matteo Lupini. Che succede lì da te all'Olimpico? Matteo, qualcosa di strano sta succedendo. È successo l'incredibile. Oh, finalmente pieno, Matteo. Sì, perché nella settimana in cui si sono svuotate le curve è bastata la mia presenza per riempirle. Ecco. Guarda che pubblico, eh. Beh, guarda, sei riuscito dove nessuno è riuscito quest'anno, non so come. Vuoi sapere come ho fatto? Sì. Appena di... Pensa che quando hanno saputo che io venivo direttamente qui, nella meravigliosa cornice dello Stadio Olimpico, tutti i tifosi, tutti gli ultras si sono uniti, ecco, pronti per menarmi. Ecco, lo sapevo. Come è giusto che sia, Matteo, perché tu porti male non solo ai professionisti, anche ai dilettanti. Anzi, la scorsa settimana hai giocato con i Tarocchi. Che cosa è successo? Vediamo. Allora, ho giocato con Guiderdori del Nuova Florida. Ecco. Era uscito il jolly, per cui una delle due gare doveva vincerla per forza. Ora, in teoria sono ancora in ballo, perché questa l'hanno pareggiata. E visto che siamo ancora in ballo, balliamo con i meravigliosi Tarocchi. Ora, a chi tocca la sfortuna, è la fortuna di pescare tra queste carte? A chi al tocca? Presidente Valle? Al direttore Capanna? O a Diego Montioni? Perché questo tono, Matteo? Perché presidente Montioni, non so come dirlo, ma questa volta tocca a lei questa pescare. Volta. Succede quasi sempre quando dice qua. Ogni volta una sfida, una cosa personale. Vabbè. Però prima di tutto devo dire la novità di quest'anno, perché come i suoi predecessori lei potrà scegliere addirittura la mia prossima destinazione. O per meglio dire, visto che dobbiamo fare la formula per bene. Presidente Montioni, ricordando che siamo comunque in televisione, la prossima settimana... Dove mi vuole mandare? Dove lo manda, Matteo? A Minturno. A Minturno. E vai, vai, Matteo, a Minturno. Perché a Minturno? Perché a Minturno ti trattano bene. Ecco. In che senso? Ti trattano bene. Fidati del presidente, Matteo. Ha detto che sarai ben trattato a Minturno. Bene, visto che questa potrebbe... Poi scopriremo il perché. Da quello che ho capito, quest'anno ogni puntata per me può essere l'ultima, quindi vi ho voluto bene. Ora, bravo. Presidente, scelga la 1, la 2 o la 3? La 1. La 1? Ma come io dico. Ai ai ai. Allora, non è mai uscito quest'anno, vediamo. Poteva pescare il 3 e c'era il jolly. Che se non mi sbaglio, lì l'ho portato bene l'altra volta. Peccato. E via, jolly via. Poteva pescare la 2 e c'era il bianco. No. È ragazzi. Tornato più ubriaco e più iettatore che mai il Lupinine. Eccolo là. Che poteva capitare però, al povero. Adesso io, quando prendi le carte, di solito parti da qua 1, 2 e 3. Invece ha fatto 1, 2, 3. No, io ho sempre fatto 1, 2, 3. È una situazione poco chiara qui, Matteo. Com'è il numero? 1, 2, 3. Io che numero ho scelto? L'1 e c'era il nero. Presidente, quindi Lupini Nero non si scappa, mi sa. Vabbè, Lupini Nero vuol dire, Matteo? Che la prossima gara non so con chi, non so quando la perderà. Vabbè, presidente, vuol dire, almeno lo sa. Tanto Lupini... Ma, meno male che quando lui dice una cosa si avvera sempre il contrario. E vediamo se questa volta magari... porta bene quindi al Cedi, al Lido dei Pini. Nel frattempo è stato mandato a Minturno, vedremo come se la caverà. E noi andiamo a Morolo, perciò ci incontriamo, ecco, per strada, Matteo. Ecco, quindi comportati bene. Altre minacce, che bello. Bene, abbiamo esaurito il tempo, adesso è il momento di vedere la top goal della settimana, quindi le 5 reti più belle
del weekend. Ritorniamo poi con PCS Extra dopo un piccolo break, rivediamo tutti i gol con le telecronache live e le interviste realizzate al termine delle partite. Dallo studio abbiamo concluso, vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ringrazio anche i nostri ospiti di questa sera per essere stati con noi, vi ricordo lunedì prossimo su Gary TV, canale 113 dalle 21.30, grazie, arrivederci. Fedeli, passaggio per Mariani in posizione regolare, Mariani, sovrapezza Mariani, doppietta personale per Mariani, 2-0 Indomita. Calcio di punizione, parte Iozzi, Iozzi, 1-1 al 44esimo minuto, un missile del numero 8 dell'Almas, del pareggio della formazione romana. Palla scodellata nel mucchio verso Cristofari che la lascia scorrere, Cristofari! Al volo con destro, 3-3, un gol bellissimo di Cristofari. Romani, per Amici, posizione regolare, Amici, alla piede, Amici, prova il destro, Amici, 5-1 Indomita, doppietta anche per Amici.